arrivati a questo punto, che cos'è che dobbiamo fare? Abbiamo questo form, l'utente, no, accedendo a questa pagina che è la home page del nostro sito, può inserire il nome dell'artista, quello che vedete, insomma, e poi cliccando su invia, e come vi avevo già spiegato nelle lezioni precedenti, questi dati devono essere bloccati, non inviati direttamente al server, ma presi da uno script JavaScript che faccia il controllo dell'esistenza di questi dati. Poi si potrebbe anche fare il controllo del formato, eccetera, però iniziamo a fare questo passaggio. Per fare questo passaggio dobbiamo creare quindi uno script JavaScript. Noi però in realtà useremo la libreria jQuery. Prima cosa, bisogna creare per tenere i file ordinati, creiamo una cartella che chiamiamo JS. Quindi andiamo su Web Content e poi con il tasto destro del mouse andiamo su New e scegliamo Folder, che è la cartella, New Folder. Qui sotto vedete c'è scritto Folder Name, inserite il nome JS. E poi cliccate su Finish. Adesso dentro questa cartella dobbiamo creare un file con estensione JS, un file JavaScript. Quindi andiamo qui, andiamo di nuovo quindi sulla cartella JS col tasto destro del mouse, New, e scegliamo semplicemente File. Qui sotto nel file name andate a scrivere script.js. Mettete l'estensione, se no non lo sa che è un file JavaScript. E poi cliccate su Finish. Questo script va riportato nell'index, altrimenti tutte le funzionalità incluse dentro il file non saranno considerate. Quindi andate nel file index, andate al fondo prima del body. Quindi tra slash form e slash body, e inserite il tag script src uguale, virgolette, e scrivete il nome del file con il nome completo, quindi nome della cartella, js, slash, script.js. Deve essere completo il nome. Poi chiudete la parentesi angolare e chiudete lo script, il slash script. Per poter utilizzare jQuery bisogna importare la libreria jQuery. Ci sono due modi. Il primo modo la si scarica e poi la si inserisce all'interno del progetto come file. Oppure più semplicemente si va a prendere il link a un server che lo fornisce. jQuery CDN. Eccolo qua. jQuery CDN. Apriamo il link. Scegliamo jQuery Core 3.6.0 Minified. Copiate quello che c'è scritto qui e poi lo andate a riportare prima del vostro script, prima. Lo incollate qua. Per andare a capo e vedere tutto il testo, perché sennò devo fare sempre scroll in verticale, in orizzontale. Vedete che qui avete una casella, la solita lente di ingrandimento che serve per fare la ricerca. Cliccando qui scrivete Word Wrap. Ecco, questo è il comando. Si può, c'è anche come si dice, l'abbreviazione con i tasti rapidi, no? Alt più Shift più Y maiuscola. Quindi questo è lo script per includere jQuery nel nostro progetto, poi c'è il nostro script. Possiamo tornare adesso al nostro script. Allora, per iniziare lo script con jQuery si scrive $document.readyfunction. Attenzione a tutte queste parentesi, termina sempre con graffa chiusa, tonda chiusa, punto e virgola. Allora, la prima cosa da fare
e gestire l'evento clic su questo pulsante. Quando l'utente fa clic su invia, dobbiamo fare qualcosa. Allora scriviamo la riga di codice che gestisce l'evento clic su questo pulsante. La riga di codice è la seguente. Dollaro, aperta tonda. Qua bisogna scrivere tra gli apici l'ID del pulsante. Allora vado a vedere se il pulsante ha un ID, qual è? Non ha nessun ID. Allora glielo metto, lo metto io. E perché in inglese? Perché è più breve. Perché in italiano sarebbe ancora più lungo. Inserisci artista BTN. Perché un nome così lungo? Perché poi vedrete, se arriverete a fare questo lavoro più avanti, che noi avremo diversi form, non solo uno. E se diamo a tutti i pulsanti Summit lo stesso ID, questo non si può fare. Bisogna in un qualche modo già all'inizio pensare come distinguere questi nomi e fare anche in modo che siano chiari, che ci ricordino a quale elemento del form fanno riferimento. Questo è un consiglio che vi do io per non andare poi a fare pasticci. ID sta per identificatore univoco, quindi non ci possono essere ID duplicati all'interno di una pagina HTML. Allora, prendo questo ID, anche se è un po' lungo, ma non fa niente, lo metto qui, preceduto però da un cancelletto, esattamente come si fa per i CSS, quando si lavora con gli ID e i CSS, davanti si mette cancelletto. Infatti, quando si usano invece le classi, class, anche con jQuery si usa come per i CSS il punto. Poi devo scrivere il tipo di evento che sto gestendo. Punto, clic, evento clic. Poi, tra parentesi tonde, di nuovo scrivo function, aperta tonda. Qui scrivo event, chiusa tonda, apro una graffa, do invio e poi mi ricordo di mettere il punto e virgola dopo la tonda. Quando si fa clic su questo pulsante, la prima cosa da fare è bloccare l'operazione di default del pulsante. L'operazione di default del pulsante è quella di mandare subito i dati al server, ma noi non vogliamo che accada ciò. Noi dobbiamo catturare questi dati. Ok, allora, per poter bloccare operazione di default bisogna scrivere event, quindi il parametro che c'è qui, che non lo gestiamo noi, ma viene gestito in automatico. Event.prevent default. Event.prevent default. Aperta e chiusa tonda, punto e virgola. Fatto questo, allora andiamo a catturare tutti i dati che sono inseriti dentro il form. Dichiariamo una variabile per ogni campo e poi andiamo a prendere il contenuto del campo. Allora iniziamo ad andare a prendere il nome dell'artista. Per cui qua dichiaro una variabile nome uguale. Qua si usa lo stesso meccanismo, quindi si scrive dollaro e tra gli apici bisogna scrivere l'ID del campo che contiene il nome. Andiamo a vedere. Il campo che contiene il nome, questo qui, ce l'ha un ID? Sì. ID nome. Quindi qua sarebbe stato meglio usare nome artista, ma lasciamo così, per questo esempio va bene anche così. Per cui, tornando allo script, qua vado a mettere il cancelletto nome. Questo dollaro nome, cancelletto nome, mi va a prendere il riferimento, cioè punta a questo campo. Ma non è sufficiente per andare a prendere il valore contenuto dentro al campo del form. Cioè se io qua ho il nome dell'artista, per andare a prendere questo AAA, non basta quello che ho scritto, devo ancora aggiungere un pezzo. Punto val. Val è un metodo che è applicato ad un certo campo del form, che
mi restituisce il valore in esso contenuto. Quindi adesso dentro la variabile nome ho il campo, cioè il valore che l'utente ha inserito nel campo di questo, in questo campo del form. Poi, per fare un controllo, posso fare una stampa sulla console per vedere cosa ha letto. Allora, console.log, apici, scrivo nome uguale, seguito da più nome. La sintassi, come vedete, è la stessa di Java. Si usa sempre la concatenazione di stringhe per scrivere, per produrre in output, qualcosa di più di una singola variabile. Faccio la stessa operazione anche per gli altri campi. Allora, ci fermiamo un attimo e vediamo se funziona. Salvo. Apro, cioè vado qui nella pagina aggiorno, apro il DevTool, ispeziona per vedere la console, quindi vado qua su console. Inserisco anno fine niente, perché appunto è opzionale. E adesso invio, vediamo se funziona tutto, dovremmo vedere i dati su console. Si vede allora che il nome è uguale artista, quindi nella variabile il nome c'è artista. Attenzione alla data di nascita, guardate, è già nel formato corretto per SQL, cioè anno, trattino, mese, trattino, giorno. Questo è molto importante da sapere, no? Perché poi, siccome noi dobbiamo trasferirlo sul database, dobbiamo sapere il modo in cui vengono interpretate le date dal browser. L'anno inizio 2018, l'anno fine non c'è nulla. Non c'è niente. E naturalmente se nell'anno fine inserisco 2020, vedrete che c'è anno 2020, nel secondo invio anno 2020. Per cui torniamo qua nel codice e facciamo il lavoro, il controllo if, aperta tonda. Come faccio a chiedermi se il nome è stato inserito? Non c'è bisogno di scrivere nome diverso da stringa vuota, nome diverso da null, basta scrivere if nome. Questo in JavaScript già implica che dentro a nome c'è qualcosa. Se c'è il nome, vado avanti a controllare. Invece, se non c'è il nome, cosa devo fare? Adesso faccio qualcosa di non molto bello esteticamente, ma funzionale. Alert, devi inserire il nome. Se nome, vado avanti a controllare. If mi chiedo se c'è la data di nascita, data nascita. Quindi se c'è la data di nascita, vado avanti. Altrimenti, avrete capito che di nuovo devo andare a fare un alert on. Devi inserire la data di nascita l'artista. Se invece la data di nascita c'è, allora controllo l'anno inizio. Qua mi darà sicuramente errore, quindi metto una A con l'apostrofo, sempre con il backslash. Ora ho preso in esame tutti i casi che potrebbero dare errore, cioè che devono essere casi in cui deve essere impedito di inviare i dati perché ci sono dati mancanti. Invece, se il nome inserito, la data di nascita inserito, l'anno inizio inserito, anno fine non lo controllo neanche perché tanto non mi interessa se c'è o non c'è. Ed ecco che posso preparare il dato da inviare al server. E questa è una stampa dei valori no, per noi, per verificare se i dati sono corretti e come vengono, diciamo, il formato dei dati. No, solo dove c'è scritto debug serve per il programmatore. Quindi se io poi, quando ho debuggato, cioè ho verificato che tutto funziona, cancello queste righe di codice, l'applicazione funziona benissimo. Non servono queste righe di codice all'applicazione, servono al programmatore per controllare quello che sta facendo.
Perché se io mando subito i dati al server, il server deve farlo lui questo controllo. Non è che questo controllo si può evitare. Quando i dati arrivano al server, il codice che c'è sul server dovrà fare lui il controllo e verificare appunto se i dati sono stati inseriti correttamente. Se no, se manca qualcosa, il server deve rimandare indietro una pagina uguale a questa, uguale, con in più un messaggio del tipo: hai dimenticato di inserire il nome dell'artista. Allora tu inserisci il nome dell'artista, rimandi. Poi magari ti sei dimenticato di mettere all'inizio. Quindi il server deve ripreparare un'altra pagina con scritto hai dimenticato di mettere all'inizio. Cioè diventa inutile e occupa solo il server inutilmente. Invece in questo modo, questo controllo, se io lo faccio con JavaScript, lo sto facendo lato client. Conviene fare questo controllo lato client in modo tale che io non mando niente al server fino a quando i dati non sono tutti inseriti. Quando poi sono inseriti, ecco che preparo l'oggetto da inviare al server. Inoltre, anche se i dati sono tutti a posto e io li mando al server, il server li può elaborare e poi non può far altro che preparare una pagina di risposta e rimandarla al client, che dovrà ricaricarla internamente nel browser. Con questa tecnica invece che vi sto insegnando io, non c'è la necessità da parte del server di creare una pagina e poi rimandarla intera al browser e farla ricaricare. Pensate un'immagine come una pagina con tante immagini, con dei video, con tanti link. Farla preparare al server e farla mandare indietro, andando a generare un certo traffico di rete. E poi aspettando che il browser, una volta che l'ha ricevuta, la ricarichi completamente. Ecco, questo può rendere la risposta molto lenta. Il server non lo fa più. Quindi adesso che ho verificato che ci sono tutti i dati, preparo questo oggetto. Quindi dichiaro una variabile params e contiene delle coppie chiave valore, e quindi va messa tra parentesi graffe. La parentesi graffa chiusa termina con un punto e virgola, e qua dentro scriviamo delle coppie chiave valore. Abbiamo preparato l'oggetto, adesso lo possiamo inviare. Quindi useremo un particolare metodo di jQuery che è $.post. Post vi ho spiegato perché per questo tipo di operazioni di inserimento sul database usiamo il metodo HTTP post, quindi vuol dire, se vi ricordate l'immagine che vi ho fatto vedere nelle precedenti lezioni, nel passaggio dal client al server viene usato il protocollo HTTP. Il protocollo HTTP ha diversi metodi. Per fare questo tipo di operazione va bene il metodo post. Poi vedremo, ci sono altri metodi per realizzare altri tipi di operazioni. $.post, qua devo scrivere il nome della servlet. Poi vediamo che cos'è. Non c'è ancora adesso. Virgola. L'oggetto, quindi params. E poi la funzione di callback. Quando noi facciamo clic su questo pulsante, invia, vengono presi i dati, controllati. Se tutto è a posto, viene creato l'oggetto e viene inviato questo oggetto al server, dicendo anche chi è che se ne dovrà occupare, che vuol dire chi è che andrà a fare l'operazione effettiva sul server e andrà a farla questa servlet che adesso noi andremo a creare. Poi ci si ferma qui, cioè questa funzione non viene eseguita, ma rimane sospesa. Fino a quando? Fino a quando il server risponde inviando i dati che sono stati richiesti. Dove finisce questa risposta del server? Finisce dentro questo parametro data. Quindi adesso dobbiamo ancora fare una cosa, scrivere il corpo qua della funzione di callback. Per adesso mi limito a mettere un alert
scritto il server ha risposto. Qua questo nome servlet devo andare a creare la servlet. Quindi vado a crearmi la servlet, ogni tanto salvate. Per creare la servlet creo un ulteriore package qui dentro a Java Resources. Quindi tasto destro del mouse su SRC, New Package, lo chiamo servlet. Qua dentro metterò tutte le servlet perché questa non è l'unica operazione che io farò sul server, questa è una delle tante operazioni. Quindi la servlet che vado a creare adesso è una servlet per inserire l'artista, quindi la posso chiamare come voglio. Vado su New, tasto destro sul package, tasto destro del mouse, New Servlet, eccola qua. Metto il nome della servlet. Insert artist servlet. Non c'è bisogno di mettere servlet nel nome della servlet. Lo metto io così per voi, ma non c'è bisogno. Si può chiamare in qualunque modo. Poi attenzione a non chiudere subito perché conviene andare avanti e togliere via un po' di cose che per il momento non ci servono, che creano solo confusione. Per chi non è abituato a programmare in questo modo, si toglie via il doGet che non ci serve e anche il constructor. Quindi lasciamo solo il doPost e i metodi ereditati. E clicchiamo su Finish. Dentro questa servlet abbiamo delle cose che non dobbiamo toccare, si lasciano così. Noi dobbiamo scrivere il nostro codice a partire da qui. Per adesso scrivo una cosa stupida. Spero di riuscire almeno ad arrivare a un punto più in là stasera. System. out.println e scrivo dati arrivati. Qua devo usare le virgolette. Dati arrivati dal client. Per adesso è una simulazione. Allora, salvo e verifichiamo se funziona tutto. Quindi faccio anche un riavvio del server. In che modo lo faccio? Vado a chiudere questa pagina. Poi, di nuovo riavvio. Quindi tasto destro su index.html, run as, run on server. Mi dice se voglio fare ripartire il server. Sì. Invia. Vediamo su console cosa c'è. Dunque, anno inizio, sì, vedete, mi dà l'errore perché io da qualche parte ho scritto anno inizio con la I minuscola, quindi andiamo a vedere dove che ho sbagliato. Non ho sbagliato, questo non è tanto sbagliato, questo andrebbe anche bene, è questo che è sbagliato. Perché lui dice, ma io la variabile anno inizio con la I minuscola non ce l'ho, perché la variabile si chiama anno inizio con la I maiuscola, e questo linguaggio come JavaScript è case sensitive. Comunque cambio anche la I qua. Salvo di nuovo, non devo riavviare il server per questa modifica, però riavvio, cioè ricarico la pagina e invia. Ok, adesso ci siamo. Ok? Ah, poi vedete mi dà un altro errore perché io mi sono dimenticata di cambiare il nome della servlet. Quindi qua devo mettere il nome giusto che è insert, vediamo, verifichiamo, insert artist servlet. Adesso dovrebbe essere apposta, ma lo verifichiamo immediatamente. Invia. Oh, vedete? I dati ci sono. Ha eseguito il codice che io ho scritto qui. Alert, però in realtà io non ho controllato se mi ha risposto qualcosa. Adesso lo facciamo prima di concludere. Invia. Devi inserire il nome dell'artista, perché non c'era. Quindi se inserisco il nome dell'artista e invio, devo inserire la data di nascita, ok. Poi invia così via, insomma, funziona, devo inserire l'inizio di attività, eccetera. Comunque funziona. Ora, per concludere, io, qua vedete che questa system.out.println della servlet ha stampato dati arrivati dal client.
Questi elementi sono elementi di controllo che servono semplicemente per capire dove arriviamo con l'esecuzione, perché se si ferma da qualche parte sappiamo dove ci siamo fermati. Qua funziona tutto. Adesso si tratta di far mandare effettivamente, perché finora non è stato fatto, far mandare dal server qualche cosa al client. Che cos'è che deve fare il server qui? Ma intanto dovrebbe prendersi i dati che gli arrivano dal form. Però lo facciamo la prossima volta perché non c'è tempo. Per esempio, faccio vedere una. Quindi arriva il nome dell'artista. Allora devo dichiarare recupero dei dati dal form. Poi dichiaro una variabile di tipo compatibile, una stringa, nome artista, nome uguale, come faccio ad andare a prendere il nome dell'artista che è stato inserito nel form e che è arrivato dal client? Devo utilizzare questo oggetto qui, che vedete non l'abbiamo definito noi, ma sta già dentro la servlet. Request. Request response protocollo HTTP richiesta risposta. Quindi string nome uguale request punto get. Si usa un metodo get parameter, dammi il parametro. Ora cosa devo mettere qui? Tra virgolette, devo mettere il nome del parametro. Ma qual è il nome del parametro? Il nome del parametro è quello che noi abbiamo specificato come chiave, come key. Quindi devo andare, se qua avessi messo x, qua dovrei andare a scrivere x. Ma siccome ho messo nome, tra virgolette, qua scrivo nome. E poi voglio vedere se effettivamente, ma mannaggia, nome, se effettivamente va a prendersi quel nome lì che ho inviato, facciamo una system.out.println di debug, che poi cancelleremo quando non serve più, e stampiamo il nome. Quindi, nome sul form uguale, e qua andiamo a scrivere. No, ma così verifichiamo se arriva corretto, se è quello, eccetera, eccetera. Ora, se voglio mandare, qui ci sono poi altre operazioni da fare, eh? Quindi qua bisogna ancora fare un sacco di altre operazioni, dopodiché, quindi anche quelle sul database, eccetera, eccetera, dopodiché, alla fine di tutto, invio della risposta al client. Per inviare la risposta al cliente bisogna aprire un flusso di output utilizzando, spero di ricordarmelo, printer, writer, è una classe questa di Java che deve importare, ma non è print, non printer, print writer, e importo da Java IO, cioè il package con le classi per input output. E qua devo scrivere uguale a response.get writer. Ok, punto e virgola. Vedete, uso la risposta, la response per inviare la risposta. Poi sì, con questo writer posso stampare, cioè posso mandare i dati al client come se stessi stampando con una println. Quindi writer.println. Cosa mando indietro al client? Non lo so, gli posso mandare una stringa del tipo hai inviato spazio più il nome dell'artista. Così possiamo verificare, anche se non stiamo facendo nulla di utile, però verifichiamo se il messaggio, cioè la comunicazione tra cliente e server ha funzionato. E basta, quindi salviamo. Non so se bisogna chiudere il writer, vediamo, punto close. Sì, chiudiamolo, è meglio. Termino, vado nello script e invece di scrivere alert, il server ha risposto, vado a fare un alert di data, cioè di quello che il server mi ha mandato. Ho finito, vediamo se funziona. Sì, funziona.